Per le leggende, io sono Ale e oggi siamo qui ritornati con un nuovo salotto Fortnite. Oggi per voi 10 curiosità sulla nuova stagione 3 Season Pass. Che hype, è iniziata la stagione 3. E non solo ragazzi, altra novità, ultimo video che partecipa al giveaway, ultima occasione per commentare con hashtag salotto rispondendo alla domanda del giorno, che è: quante ne sapevi da 1 a 10 tra tutte queste novità? Abbiamo raggiunto 100.000 iscritti, grazie a tutti, grazie a tutte le mie leggende, è davvero una cosa fantastica, vi adoro, non ho parole per descrivere questa cosa. Detto questo, non perdiamo altro tempo, non cincischiamoci, iniziamo con la numero 1. Tutti avranno notato la skin numero 100, la più gettonata. Bene, questa skin è ripresa da un film, pensate un po', un film. L'attore protagonista è lo stesso protagonista di un film molto famoso, Matrix. Sicuramente molti di voi lo conosceranno. L'attore si chiama Reeves e interpreta nel film uscito nel 2014 in Inghilterra, nel 2015 in Italia. Si chiama John Wick e vi lascerò il trailer nella descrizione del video. E seguitemi su Instagram perché su Instagram pubblicherò la comparison tra i due. Bene, altrimenti Instagram a cosa serve, giustamente? E ha sempre la barba con questi capelli abbastanza lunghi. Quindi vedremo se è semplicemente una coincidenza. Ragazzi, è bellissimo, io non lo sapevo, una curiosità davvero pazzesca. Numero 2. È stata aggiunta una feature davvero molto molto importante sulla mappa. Molto importante, molto divertente tra l'altro sulla mappa. E dei cartelli molto particolari, uno dei quali è proprio in una delle mie zone preferite, in cui ho girato un video molto recentemente. Ebbene sì, la zona del lama. Anche in altre zone, ma io li ho trovati soprattutto nella zona del lama. Hanno aggiunto dei cartelli in cui c'è scritto, l'immagine, vietato danzare. E ovviamente cosa ho fatto io davanti al lama? Ebbene sì raga, ebbene sì, non ho resistito, proprio la mia mente non ha potuto resistere. Comunque non lo sapevo, fantastico. Fantastico, se volete nel lama, vicino al crocevia, se volete vedete anche il video per sapere dove sta il lama, ci sono questi cartelli davvero bellissimi, non lo sapevo. Numero 3, parliamo della stagione in generale senza scendere troppo nei particolari perché sicuramente molti di voi lo sapranno. È una stagione molto più ricca rispetto alla seconda, ci sono 30 livelli in più, 2 outfit in più rispetto alla scorsa stagione, 5 emoji in più rispetto alla scorsa stagione, 7 standard in più e ovviamente l'aggiunta di 8 loading screen, cosa mai vista, 3 zaini e 5 scie. Quindi una stagione davvero pazzesca per il Season Pass, per questo sono molto molto felice, credo che acquisterò perlomeno per questa volta il Season Pass, anche per farmi un autoregalo dei 100.000 iscritti, perché queste skin mi piacciono tantissimo. Numero 4, aggiunta molto particolare, sono le missioni settimanali. Le missioni settimanali, forse non tutti lo sapranno perché io non so che altro dirvi, perché non avendo il Season Pass non posso dirlo. Però so, vedendo da altri youtuber, vedendo da altri streamer, che sono state aggiunte. Sono molto più libere, sono cumulabili. Questo significa che ogni settimana della stagione è scandita. Però se voi completate la stagione a metà, cioè iniziate a metà il Season Pass, avete comunque l'occasione di completarle tutte. Quindi molto più libere queste missioni. Ma non credete che siano facili. No no, sono abbastanza toste. Numero 5. Ogni stagione ha un tema. Il tema di quest'anno, di questa stagione, di questi 3 mesi, è appunto lo spazio. Il tema della scorsa stagione erano proprio i cavalieri. Non a caso ovviamente avrete visto l'astronauta, ma non solo, i 3 costumi d'astronauta fanno solo da coronamento, perché ci sono anche altre chicche. Ci sono ad esempio la numero 22, l'emoji del razzo, il numero 21, l'emoji del sole, poi il 20 c'è skydrive arcobaleno, ci sono molti skydrive razzo, deltaplano arcobaleno che riprende sempre lo spazio, lo stendardo dell'ape che vola, c'è l'aquila, l'astro, ci sono davvero tantissimi richiami allo spazio ed è proprio quello di cui tratta questa stagione molto molto particolare. Non ci avevo fatto caso a un primo acchito, sì, avevo ovviamente notato l'astronauta, ma non mi ero reso conto del fatto che praticamente tutti gli oggetti del Season Pass sono permeati da questa tematica dello spazio, che è davvero una cosa fantastica. Ogni stagione
ha un tema predefinito, è un tema ricorrente che tratta. Poi il tema dello spazio è qualcosa che affascina tutti, anche perché c'è questo pullman volante all'inizio, quindi insomma qualcosa di davvero fantastico. Chissà quale sarà il tema della prossima stagione, questo mi ha davvero colpito. Numero 6, sono felicissimo di affermare che finalmente è stato nerfato una delle cose che io odiavo di più in assoluto. Ci sono anche tante persone che magari lo rimpiangono. Addio Double Pump. Sì, era molto forte, però molto sproporzionato. Cioè, era impossibile avere la meglio su uno che sapeva usare Double Pump. E quindi praticamente non è stato praticamente eliminato il Double Pump, eliminata la possibilità di utilizzare il doppio pompa. Solo che quando switchi c'è sempre qualche secondo per ricaricare, per preparare il colpo. Non spari a raffica, ovviamente. Numero 7. Questa è una cosa che ho preso dalle notizie ufficiali di Fortnite, perché ovviamente non ho potuto sperimentarla di persona. Una cosa molto triste. Molto triste, perché vi starete chiedendo. Bene, fatemi parlare e lo scoprirete, perché è tanto triste. Perché hanno aggiunto, molti sicuramente non lo sapranno, perché non so quanti hanno fatto la win dopo l'aggiornamento. Dopo l'aggiornamento c'è stata questa cosa. Dopo la Battle Royale, la vittoria, ci saranno 10 secondi in cui il giocatore può spazientirsi e fare tutte le feste che vuole, mentre prima la partita finiva quasi istantaneamente. Quindi 10 secondi di delirio per fare screen, per fare video, per ballicchiare, per celebrare la propria vittoria. Scelta saggia, anche perché dopo tanta fatica è giusto che il player sia premiato. Numero 8. Bene, questa è una cosa, una chicca molto particolare, ma sono contento che l'abbiano aggiunta, perché finalmente c'è un filo logico, perché non capivo questa cosa. Cioè, io sono un perfezionista e quindi non capivo questa cosa presente all'interno del gioco. Finalmente la capisco. Allora, persone senza skin, quindi le persone normali, quando non avete nessuna skin, quindi non avete acquistato il season pass, siete semplicemente con la skin base. Finalmente, ora, le persone che non hanno la skin avranno lo stesso personaggio con cui sono entrati in lobby, ci giocheranno anche. Prima alcune volte cambiava, alcune volte no, non avevo mai capito questa cosa. Quelli che non hanno la skin alternano personaggi, sia maschili che femminili, e ci sono diversi personaggi, quindi a volte cambiavano. Quello che avete nella lobby vi tenete, insomma. Numero 9, parliamo del signore della ruggine, il signor 23. Questo personaggio è simile a un altro personaggio dei fumetti che si chiama Star-Lord, personaggio Marvel, che ha partecipato anche a un film nel 2014 che sicuramente molti conosceranno, Guardiani della Galassia. Ora, anche questo vi metterò nella pagina Instagram, quindi all'uscita di questo video, finito di vedere questo video, Instagram @justlegendary con due trattini bassi, e ditemi cosa ne pensate, se questi personaggi si somigliano secondo voi o meno. Numero 10. Dulcis in fondo, ultima ma non per importanza la numero 10, anzi questa è una delle cose più belle che abbia mai visto. E io, quando io non avevo ancora scritto il video, non avevo ancora preparato i 10 punti, sono andato a giocare e mi sono accorto di questa cosa. Ho detto: che magia, che stregoneria è mai questa. Questa è stata una delle cose più belle, sicuramente non tutti se ne saranno accorti, ma tutti ne avranno beneficiato, perché è stato migliorato il sistema di costruzione. Il sistema di costruzione è più libero, prima spesso le costruzioni erano ostacolate, quindi magari anche quando c'erano i container era molto più difficile costruire. Ora sembra che le costruzioni siano più libere, quindi il player ha più mobilità, più orizzonte costruttivo, quindi pare che le costruzioni siano meno ostruite da ostacoli che impediscano la costruzione. Cosa molto positiva, perché cadere da 25 piani perché magari non ti costruisce la scala perché è rossa, diciamo che è leggermente poco spiacevole. Detto questo, ragazzi, cosa ne pensate della nuova pistola? Io non ho avuto ancora modo di provarla perché sono sfortunato e mi capita la revolver. Per carità, revolver fortissimo che non so utilizzare, mea culpa, non colpa della revolver. Ci ho fatto solo una kill e ne vado fierissimo a pinacoli pendenti, che tra l'altro ho mostrato anche in un video, che è quello degli One vs One. Ne vado fierissimo di quella kill, ne vado fierissimo, l'unica kill con la revolver tra l'altro. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio per essere stati qui con me, è sempre un piacere accogliere le mie leggende e farvi partecipare a questi salotti. Noi ci vediamo come al solito al prossimo video, io vi mando un salutone leggendario.
We'll be right back.